Nell'arco di questa legislatura che volge al termine, ritengo che il Consiglio regionale si sia posizionato al centro dell'attività della Regione Abruzzo, così come deve essere per un'assemblea legislativa. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, in una conferenza stampa durante la quale ha tracciato il bilancio dell'attività del Consiglio nel 2023. Per me è positivo perché credo che nelle fasi più dure che ha affrontato la nazione, l'Europa, il mondo e quindi anche l'abruzzo della pandemia, noi abbiamo avuto una buona capacità di reazione sia in termini di assistenza sanitaria che di assistenza a tutti i settori economici che soffrivano. La Regione chiude questa esperienza di legislatura solida dal punto di vista finanziario. E devo dire che il Consiglio regionale, a mio avviso, è stato il cuore di, questo, di questa legislatura, ha approvato tante riforme strutturali. Tra i testi legislativi più significativi che hanno previsto il riordino di interi settori Figurano la nuova legge urbanistica, la disciplina del sistema turistico regionale e la disciplina del sistema culturale. I provvedimenti ritenuti di maggiore impatto sono stati l'istituzione del nuovo comune di Pescara, il superamento delle comunità montane e le disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale, L'istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza L'abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio di accesso ai contributi regionali, la semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico, l'iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle ASL abruzzesi e gli interventi per la realizzazione di soggiorni educativo terapeutici e campi scuola in favore di bambini e adolescenti con diabete mellito. Nel 2023 è stata anche approvata la rete ospedaliera per l'Abruzzo che prevede quattro ospedali con funzioni di hub, sei ospedali di base, quattro di primo livello e due sedi di pronto soccorso.